Innovazione per la WISP non significa soltanto individuare nuove modalità e nuove attività, ma significa anche proporre didattiche e metodologie innovative rispetto alla formazione, per esempio. In questo quinto modulo del progetto Lampi Impronte stiamo sperimentando non soltanto nuove attività, come appunto il parkour, la capoeira, le giocolerie, la circomotricità, eccetera, ma soprattutto anche una parte innovativa che riguarda il come si fa formazione. Abbiamo diviso i partecipanti, sono circa un'ottantina, in quattro gruppi e abbiamo individuato quattro laboratori. Col sistema a rotazione, 2 ore di lavoro per ogni gruppo, per ogni laboratorio, tutti e quattro i gruppi in 8 ore svilupperanno tutte e quattro le attività. E, da un punto di vista didattico, la metodologia è quella attiva, cioè non sono ammessi gruppi di sola osservazione, tutti sperimentano tutto, e la parte squisitamente legata alle modalità di insegnamento, quindi agli aspetti didattici, hanno cercato di coinvolgere figure del gruppo Lampi Impronte, che in un qualche modo si è prestato a fare da formatore. Uno in cui ci si occupa di giocoleria, ma giocoleria dal punto di vista della strada, per cui attività che si possono proporre a gruppi che si possono formare sul momento. Questo gruppo prevede delle attività proposte alle ragazze di Sassari con dei giochi che solitamente possono proporre con i loro ludobus. E poi c'è una parte organizzata da Margherita e Alessandra che invece si occupano di giocoleria e di acrobatica, e alla fine hanno proposto in modo leggero per poterlo anche poi proporre veramente nell'arco di un'ora di preparazione anche ad altre persone che non hanno mai fatto queste attività. C'è una parte organizzata da Anna e Andrea in cui si fanno esercizi sulla postura e sulla propria sensazione, sulla sensazione del proprio corpo sulla terra, per poi arrivare alla propedeutica del parkour, quindi capire come funziona l'equilibrio e come poterlo sfruttare in questi nuovi sport. Poi c'è una parte dove ci sono tre stazioni, tre giocoleria, capoeira e parkour nuovamente. Poi c'è il quarto gruppo dove invece si comincia a giocare con della propedeutica per il teatro di strada, quindi si prepara sulla mimica, sull'impostazione della voce, per poi passare alla capoeira e alla giocoleria. Abbiamo cercato di spaziare un po' in quelle che sono le nostre discipline, quindi la capoeira, la giocoleria, il teatro di strada, e capire come tutte le discipline utilizzano il gioco inteso come scambio, relazione, atteggiamento verso l'altro, apertura verso qualcosa di diverso. E abbiamo un po' cercato di fondere le varie tecniche e tutto quello che è il gioco nelle diverse discipline per trovare un punto comune che è poi quello del corpo, della relazione nello spazio, e abbiamo individuato degli oggetti che potevano mettere insieme un po' i vari lavori.
l'idea appunto quella del giocoleria è intesa come gioco, come possibilità di fare tante cose con il corpo e con quello che ti sta intorno, con gli oggetti con cui puoi relazionarti e tutto il resto. Il lavoro svolto da noi rispetto alle nostre discipline è quello proprio di creare un legame, un filo sottile su quale andare in equilibrio o in disequilibrio, di stare lì, aspettare, respirare, fare un passo, vedere cosa succede, di unire le possibilità di tutte queste discipline per creare un legame ancora più forte. Penso io di gioco come aspetto emotivo, come approccio rispetto a una determinata situazione, che può essere la rappresentazione del teatro, ma teatro di strada, non soltanto quello di sala, diciamo, della capoeira, e infine la giocoleria, che è quasi intrinseca all'attività stessa, però non è semplicemente l'esercizio fisico, la manifestazione di un'attività, ma un approccio emotivo. Io tengo solo a concordare con tutti i colleghi, per me è un'esperienza molto creativa, di una crescita anche personale e anche professionale dentro di questo giro che abbiamo creato. Per quanto mi riguarda è stato un passaggio di energia positiva che credo abbiano colto in tanti, io l'ho colta. Per me è stato difficile pensare a come unire tre cose che non sono per forza così tanto diverse, ma che hanno soprattutto il parkour e la capoeira, che hanno delle filosofie forti sotto, e quindi in un certo senso mi dispiaceva tradirle. Quindi è stato difficile secondo me trovare anche nella giocoleria il modo di dare un contributo al parkour. Questo corso era nato in un modo e poi è andato evolvendo in tutt'altra maniera, ma è stato uno dei pochi casi in cui la forza dal basso, cioè noi, la forza dal basso è riuscita a trasformare un qualcosa che in realtà doveva essere dato dall'alto. Abbiamo giocato in particolare sulla nostra espressione corporea, sull'espressione corporea dei nostri compagni di corso, sull'equilibrio, sulla fiducia, sia in coppia che nel gruppo, e poi abbiamo cercato di arrivare a giocare con il nostro corpo e col corpo dei nostri compagni per arrivare a dare delle forme diverse alle nostre espressioni corporee e soprattutto al nostro corpo, quindi arrivando a comporre delle piramidi umane di diverso tipo, di vario genere, a seconda anche delle potenzialità e personalità che emergevano all'interno di ogni singolo partecipante del corso.